Questa mattina manifestazione, un sit-in di protesta contro la settimana corta che a breve dovrebbe esordire nelle scuole. Avvocato Pellico, cosa mi dice? Sì, allora questa manifestazione così contro la settimana corta, diciamo tra virgolette proposta, ma non proprio così, diciamo un po' imposta dall'amministrazione comunale, non va bene per come è stata decisa e come è stata pensata. Primo perché non rientra nel potere del sindaco fare un'ordinanza in tal senso per quanto riguarda la flessibilità dell'orario a scuola. Questo rientra nell'autonomia scolastica e così come è stato anche detto e affermato dal Ministro dell'Istruzione Bianchi, si può pensare ad un risparmio eventuale nel togliere un giorno scolastico, ma naturalmente l'autonomia scolastica decide, la fa da padrona. Certo è che è stato anche, diciamo, in un certo senso non, sottovalutato quello che è quella che è la componente della scuola, ovvero sia il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, che sono i due organi che in ultima istanza devono deliberare in tal senso. Quindi il collegio dei docenti, la proposta viene portata all'interno del collegio dei docenti e poi approvata in consiglio d'istituto. Però a quanto pare queste cose non vengono tanto studiate o meglio lette dall'amministrazione, per cui si pensa è così, dobbiamo fare così, voi avete altri modi per contrastare la cosa. Modi sono quali? Il ricorso al TAR, il quale è già stato valutato, no? Considerato dai presidenti di consiglio d'istituto e sarà sicuramente fatto, sicuramente noi faremo ricorso al TAR, diciamo che è già pronto, però si farà ricorso al TAR perché non è così che funziona. Per poter togliere un giorno alla settimana alla scuola significa dover organizzare il tutto. Organizzare significa dare il tempo per farlo e quindi la proposta viene fatta quest'anno, ma per l'anno prossimo, non dall'oggi al domani, anche perché si tratta di organizzare tutte le ore scolastiche. Dalle 8 alle 14 non è possibile tenere i bambini, anzi, pretendere l'attenzione dei bambini dalle 8 alle 14, perché già dopo la ricreazione l'attenzione del bambino cala. Quindi le insegnanti devono fare uno sforzo sovrumano per carpire l'attenzione del bambino fino all'una, immaginiamoci fino alle 14. Allora si poteva pensare che cosa? Forse, fare 50 minuti, una riduzione di 50 minuti, farli uscire all'1:30 anziché alle 14. Mezz'ora è importante, la mezz'ora per il bambino è fondamentale, è indispensabile. Allora, significa 14 l'uscita, significa mangiare più tardi, significa che le insegnanti poi non devono dare i compiti, perché come fanno i bambini a fare i compiti già stanchi delle 6 ore? Significa non andare più in palestra, non fare le attività extrascolastiche, allora significa anche che le palestre ci perderanno, le piscine ci perderanno, tutto ci perderà. E qual è il risparmio fondamentale? Nulla.